Oggi la ricetta è filetti di pesce persico impanati con spinaci e salsa di soia. Gli ingredienti sono filetti di pesce persico, pan careo, pan in cassetta, spinaci, uova, sale e pepe, olio, burro e soia. Ecco, intanto Davide, se vuoi passare il pane. Ecco, ricordatevi sempre di usare naturalmente un pane un po' raffermo. Davide passa i filetti di pesce persico prima nell'uovo, poi nel pane. Fanne tre magari. Facciamo aderire bene, poi lo scrolliamo in modo che rimanga il meno possibile attaccato. Intanto scaldiamo la padella. Ecco, se vuoi preparare anche la salsa. Facciamo una salsa a base di olio e soia, naturalmente non salate perché la soia è già abbastanza salata di per sé. Il piatto, come vedete, è molto semplice. Mettiamo un pizzico di pepe in una bacinella, quindi la soia, salsa di soia. E l'olio d'oliva. La salsa viene eseguita incorporando alla soia l'olio, che viene versato a filo e costantemente mescolato con una frusta. In generale ricordiamo che emulsionare due o più ingredienti, in questo caso l'olio e la soia, serve a far sì che si possa distribuire il condimento in maniera omogenea. Ecco, cuociamo gli spinaci con un goccio d'acqua appena. Saliamo leggermente e pepiamo. Ecco, quando il burro è in temperatura, adagiamo i filetti di pesce. Dovrà essere brevissima perché cuociono molto velocemente. Saliamo leggermente. E togliamo dal fuoco. Gli spinaci li asciughiamo leggermente su un foglio di carta assorbente. Ecco, adesso mi devo una ciotola perché la condivido. Non fa niente, niente. Lasciami la forchetta, grazie. La forchetta, grazie.
pesce sopra e terminiamo, se vogliamo, con un goccio di salsa in più in contorno. Il piatto è pronto, volendo potrete anche sostituire la soia per esempio con un goccio di aceto balsamico. Filetti di pesce persico impanati agli spinaci, salsa soia. Ingredienti per 4 persone: 600 g di filetti di pesce persico, 9 centilitri di olio d'oliva, 300 g di spinaci, 20 g di burro, 200 g di pan carré, 2 uova, sale e pepe. Per la salsa, 4 g di sale fino, 2 centilitri di soia, pepe bianco.